Un saluto a tutti, è il giorno di Pasqua e purtroppo non potrò essere con voi sabato perché ho un altro impegno a Faenza col vescovo e Matteo mi ha chiesto, ci tengo molto a mandarvi però questa comunicazione, a interagire con voi e essere vicino a questa operazione di ripartenza. Matteo mi ha fatto due domande fondamentalmente, mi ha detto di rispondere a due domande. Una è perché siamo arrivati a questo punto e cosa si può fare. Sul perché siamo arrivati a questo punto, parto da Bauman. Bauman dice, nella situazione di oggi non invidio i politici, in un mondo come quello dell'economia globale, dove gli spazi di manovra sono limitatissimi per quanto riguarda i governi nazionali e le aspettative delle persone sono crescenti, la situazione è veramente molto difficile. In più ci sono i mali strutturali del nostro paese, la fuga dalla realtà. Il tatticismo delle forze politiche dell'opposizione che possono fare grandi promesse e purtroppo il livello di maturità del nostro corpo elettorale è molto basso e non è in grado di valutare quanto queste promesse siano valide e affidabili o meno. Siamo un po' come ai tempi della peste del Manzoni, quando gli untori, quelli che erano indicati come i capri espiatori, come i responsabili di quello che accadeva, erano additati appunto ed erano diciamo attaccati dalla popolazione. Oggi gli untori sono i migranti, l'untore è l'euro, ma chiaramente non c'è la maturità e la consapevolezza per capire che non sono quelli i problemi e che soprattutto si stanno affrontando, si stanno prendendo delle strade molto pericolose che speriamo non saranno infatti prese. Per costruire questa nuova visione bisogna andare, secondo me, alla radice di quello che è il problema, della società di oggi. Il problema fondamentale è, il meccanismo che genera diseguaglianze e che ha fatto sì che, più della metà delle persone, stiano peggio che prima da un punto di vista economico, e questo chiaramente, diventa uno svantaggio enorme per i partiti che sono al governo. E questo meccanismo che genera diseguaglianze lo conosciamo molto bene e parte dalla presenza di differenziali di costo del lavoro enormi tra le diverse aree del mondo, che sono sempre più vicine grazie alla globalizzazione. Questo innesca una corsa al ribasso sul costo del lavoro, dove le imprese vanno a cercare di ottimizzare i costi e anche di ottimizzare le politiche fiscali, andando a cercare paesi dove si paga meno, si pagano meno tasse e dove il lavoro costa meno. Questo percorso di corsa al ribasso ovviamente riduce il potere contrattuale dei lavoratori e riduce la quota dei salari sul PIL. Dati impressionanti vengono fuori dal rapporto Oxfam che ci dice, prendendo solo lo spaccato del settore tessile, che nel settore tessile in Asia tra un 30 e il 50% dei lavoratori, più le donne che gli uomini, lavorano sotto il salario minimo e che il salario minimo corrisponde a un terzo o un quarto del salario decente con il quale è possibile vivere minimamente la soglia di povertà, diremmo noi in Italia. Questo cosa comporta? Comporta appunto una fortissima concorrenza al ribasso del costo del lavoro, una propensione delle imprese a delocalizzare e soprattutto una frattura tra nord e sud che non è più geografica, non solo geografica, ma anche sul fronte delle competenze. Mentre i lavoratori ad alta qualifica hanno potere contrattuale e riescono ad appropriarsi di una quota importante del valore creato, quindi la loro quota di salari sul PIL aumenta, i lavoratori a medie e basse competenze vedono precipitare sempre di più la loro situazione. Si crea questa frattura che porta poi al famoso elefante di Branko Milanovic, che ci dice appunto che dei quattro gruppi di vincenti e perdenti della globalizzazione, il gruppo più consistente di perdenti relativi sono i ceti medio-bassi nei paesi ricchi, che sentono come ostili tutti gli altri tre gruppi, quindi i lavoratori della classe media emergente di Cina e India, i poveri che cercano di venire nel nostro paese, o mediamente poveri, e le élite. E quindi bisogna andare all'origine di questo problema. Bisogna farlo però non usando gli strumenti del Novecento, cercando di nuovi strumenti. Gli strumenti del Novecento non funzionano più. Faccio un esempio: se noi cerchiamo di alzare la qualità del costo del lavoro, il costo del lavoro nel nostro paese, non tenendo conto della competizione globale, è come se partendo da due livelli di questo tipo, qui il costo del lavoro dei paesi poveri e questo è il costo del lavoro dei paesi ricchi, alzando noi la soglia non facciamo altro che ridurre la competitività delle nostre imprese, perdiamo lavoro e perdiamo valore economico. Quello che dobbiamo invece riuscire a fare è esattamente il contrario, alzare la soglia del lavoro nei paesi poveri. Come si fa a fare questo? È molto difficile, bisogna lavorare dal lato della domanda.
sbagliata la via di Trump, perché fare dei dazi, trasformarla in un derby tra paesi contro la Cina e l'India, si espone naturalmente alle ritorsioni. È come un pugile che è sul ring, dà un pugno all'altro pugile e si aspetta che quella sia l'ultima mossa. Non sarà certamente l'ultima mossa. C'è bisogno di fare qualcosa di più sofisticato. L'Unione Europea ha inventato i dazi antidumping, che sono dei dazi che scattano nel momento in cui un prodotto che viene da paesi terzi è a un prezzo visibilmente e sensibilmente inferiore a quello di un prodotto di un altro paese terzo vicino confinante con economia simile. È qualcosa di simile ma a quello che si dovrebbe fare, ma secondo me l'orizzonte è ancora più difficile ma più importante. Bisogna creare un sistema di Green Social Consumption Tax, bisogna rimodulare l'IVA, le imposte sui consumi, ci sarà la riforma l'anno prossimo nell'Unione Europea. Valutando la responsabilità sociale e ambientale di tutte le filiere italiane e straniere e per chi è sotto di certi al di sotto di certi standard sociali e ambientali, bisogna penalizzare questi prodotti con un'IVA più elevata, mentre premiare con un'IVA più bassa i prodotti ad alta sostenibilità sociale e ambientale. Queste devono essere le regole che alla base dei nuovi accordi commerciali, ci deve essere un tavolo in cui si discute di standard di lavoro e ambiente. Non possiamo risolvere il problema se non così, e a fianco a questo possiamo fare immediatamente subito qualcosa con il voto col portafoglio dei cittadini, ma soprattutto dello Stato. Non dimentichiamoci che una parte enorme di acquisti sono acquisti pubblici, lo Stato vota col portafoglio e quindi è criminale continuare con gli appalti al massimo ribasso. Sappiamo che c'è stata una riforma verso l'offerta pubblica più vantaggiosa. Questa riforma non è pienamente attuata, bisogna arrivare a regime, a un sistema dove gli stati premiano con la vittoria delle gare di appalto prodotti che siano al di sopra di certi standard minimi ambientali, sociali e fiscali. È masochista e controproducente che lo Stato faccia vincere, per esempio, un'impresa che offre un prezzo più basso perché magari elude il fisco, non paga le tasse da noi e quindi può pagare un prezzo più basso, sottraendo risorse di welfare al nostro paese, ai nostri territori. L'ultima cosa che voglio dirvi è sulla visione generale. Come dice Seneca, non esiste un vento propizio al marinaio che non ha una meta. C'è bisogno di costruire una nuova visione per il sistema economico. Io credo che l'economia civile dia uno spunto eccezionale. È una visione che stiamo costruendo nel tempo, in questi anni. È una visione che vuole andare oltre visioni riduzioniste della persona, dell'impresa e del valore economico. In particolare, noi diciamo che il valore economico, l'orizzonte verso cui tendere, è quello del bene comune. L'articolo 3 della Costituzione, che fu una grande sintesi delle tre scuole di pensiero del momento, dei tre grandi gruppi, quello cattolico, quello socialista e quello liberale. L'ideale è una società che rimuova gli ostacoli alla piena realizzazione delle persone. E noi oggi sappiamo con gli studi della felicità che questa piena realizzazione, ce lo dicono milioni di dati, il rapporto mondiale sulla felicità presentato ultimamente, dipende essenzialmente da sei fattori: reddito, salute, libertà di iniziativa, assenza di corruzione, qualità delle relazioni e gratuità. Ma se volessimo concentrare tutto in un fattore, in una componente principale, la chiameremmo generatività. La generatività è la radice della ricchezza e del senso della vita, e come dice John Stuart Mill, le persone non sono felici cercando la propria felicità di per sé, ma facendo qualcosa di utile per gli altri possono trovare la loro felicità lungo la strada. E Mill parla di arte, scienza, filantropia, politica. La generatività ha molte dimensioni, da quella biologica, pure molto importante in un momento di crisi demografica come questa, fino a quella sociale, politica, spirituale. Creare le condizioni per questa generatività, per questa qualità è fondamentale. E questo si può fare mettendo dentro i nostri principi quel terzo principio della rivoluzione francese che è stato assolutamente trascurato ultimamente, che è quello della fraternità. Non basta parlare di eguaglianza e di libertà, bisogna mettere al centro il tema della qualità della vita di relazioni, perché è quel delicatissimo tessuto di fiducia, meritevolezza di fiducia, reciprocità, che fa la vera ricchezza dei paesi e fa la differenza tra le nostre regioni italiane, alcune ad altissimo capitale sociale ed altre a livelli di capitale sociale molto più basso. Concludo con una frase, credo molto bella, di Antonio Genovesi, che diceva proprio questo. Per vedere la prosperità degli stati sono molto importanti le infrastrutture, i porti, le comunicazioni, i canali, ma le infrastrutture morali sono ancora più importanti. Io credo che noi possiamo lavorare in questa direzione,
Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni con Next e con tutta una serie di altre organizzazioni, reti della società civile, indica un metodo che secondo me è molto importante anche per una forza politica. Il metodo è questo: andare sui territori, costruire, raccogliere le buone pratiche, ne abbiamo raccolte più di 300 in tutto il paese, e capire dalle buone pratiche quali sono i punti forti del nostro paese, la grande manifattura, la qualità di quell'insieme di arte, storia, cultura, biodiversità enogastronomica che ci rende unici al mondo, lo sviluppo del settore socio-assistenziale, capire da chi fa le buone pratiche quali sono le cose di cui si ha bisogno dalla politica, lavorare contro i grandi mali, burocrazia, lentezza della giustizia civile, riqualificare la spesa pubblica e poi andare sui territori per costruire con dei laboratori, provare ad esportare e portare queste buone pratiche. Ecco, noi continueremo a fare questo lavoro sul territorio come società civile e sarebbe molto bello poterci continuare a confrontare spesso con i partiti che svolgono un ruolo fondamentale e complementare al nostro. Grazie e un saluto a tutti.